ci ho dormito su. Siamo in un mare di problemi. Fino oltre il naso, siamo immersi nella merda. Non c'è modo di edulcorare la situazione. Ci ho riflettuto. Sto giocando lato 3 come D&D. Cerco di fare quanto meno meta possibile, per quanto è divertente fare meta play in un videogioco. E non è lo spirito del roleplay, quindi sì, può e deve fare meta play. Il fatto è che il mio meta cessa nell'ermetismo della blind run. Quindi non si googla, non si chiede, non si esplora, non si sa, non si sbircia, non si scopre. E in questa posizione, immaginando di essere in una campagna, siamo nella merda. Perché mi sono concentrato, spaventato dell'aver scoperto che Liesel è stata rapita. Ma non è l'unica cosa che potrebbe andare molto, molto male con il tempo che passa con una dormita. Oh, 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 oh! È certo! È vero, la necromanzia è tantissimo che è in sospeso. Che capolavoro. Oh, giustamente! È di Baal! È una missione principale! Peggio mi sento! Allora, loro, ci sono delle vittime designate, noi, eroi, neutrali neutrali, legali buoni, neutrali buoni, a seconda del gruppo del membro, cioè del membro del gruppo, il gruppo del membro. Questa è una cosa fraintendibile, ma non preoccupatevi, va tutto bene, in questo party succede anche questo. Il fatto è che se passa del tempo verranno uccisi. Ora, non è una nostra priorità, non siamo veramente i paladini. Però abbiamo scoperto un complotto talmente pericoloso e sanguigno che potrebbe anche poi portare ad avere altri eletti, cioè, oi, piano. Quindi non posso dormire neanche per loro. Io me la sto giocando come se avessi davanti un dungeon master, non un videogioco, ok? Che mi sta dicendo, chissà, magari non succede niente se riposi, perché ho pochi pregressi in cui io da blind non so ancora se Ketrick avrebbe avuto più esercito, fossi stato deciso a riposare, a dormire, a far passare giorni, non lo so. Magari no, ma il messaggio era: figa, devi andare veloce. Non abbiamo trovato l'impostore. Non era settato come doppelganger, ma sono sicuro che si poteva evitare. Siamo in una posizione nata dal mio fallimento, che è una cosa bellissima. Probabilmente non era una questione magica, probabilmente era una questione di roleplay. Dovevamo fare qualcosa, fosse anche parlare, o interagire, o portare in party, o togliere dal party, o c'era il modo di capire che qualcosa non andasse. Magari era veramente una cosa da special missions di Metal Gear. Un dettaglio del viso? Non credo, ma magari della voce? O no, neanche. Avremmo potuto fare inquiries, indagini su ricordi, su... Ho parlato con i miei compagni. No, forse no, perché non erano chiamati doppelganger. Insomma, io sono presissimo. Sono innamorato del non sapere. E ho visto anche commenti sotto i video che non fanno altro che dire adesso che arriverai a Baldur's Gate, perché sono tanto indietro. Mi raccomando, pensa a chiunque possa avere interazioni, sapessi quanto è figo avere Jahira in party, mamma mia, poi Karlach con Gortash. E tutti discutevano dicendo, ragazzi, i fili di Baldur's Gate 3 sono talmente tanti e così intrecciati che tutti perderete tutto ogni volta che lo giocate una prima volta. E mi fa supporre cosa significhi anche una volta scoperti gli inner outs, insomma, quello che sono le possibilità, quantomeno quelle principali di diramazione della storia, invece sotto la superficie il caleidoscopio di opzioni, il caleidoscopio, i prismi di interazioni uniche, quante siano. Si potrebbe non smettere mai per un anno di giocare a Baldur's Gate, un gioco single player, teso, cioè esiste anche la coop, ma capitemi, senza sentire la mancanza di contenuto, ed è qualcosa che non soltanto per i premi e non soltanto per la sua eredità nell'industria farà la storia, anche nel modo più oggettivo come programmazione. Comunque,
Will verrà sostituito da Karlach o Jahira. Shadowheart verrà sostituita da Gale o Jahira. Astarion verrà sostituito a sua volta. Perché non voglio andare a dormire. Per la prima volta, e non so quanti nella storia di Baldur's Gate a una prima run hanno fatto sta pazzia, non pochi secondo me, ma neanche tanti, io mi troverò nella posizione di usare tutti i membri del party. Perché non voglio andare a dormire. Ok. Chi sei? Cos'è questa maledizione? Chi ti ha ucciso? Carrion. Ok, non morti. No, beh. Ah no, non è carne morta. Mystic Carrion Medium Monster Liar. Promise better life given only death. Terza domanda. Cosa ti ha fatto? Blend. Hollow. Empty. Alive. Was still alive. Ero ancora vivo. A ritual. Jars. Hidden in flesh. I failed. Died too quickly. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Maybe I need more pockets. This jar, it feels like death itself. A sure sign of necromancy at work. Io ho ancora questo stato tremendo, questa maledizione. Un vaso canopo contenente il cervello vuoto del mistico Carcame. Dall'interno proviene il delicato pulsare di un'antica oscurità. Facciamo un bel tiro su. Annulla. Torna a essere il mio ladro, va. Che dir si voglia, sei comunque il migliore. Neanche tanto. Fegato. Oh, tu ne hai un altro allora, forse? No. Bottiglia per pozione. Vuota, fatta di cuoio, argilla e pelliccia. Prendiamola. Rosario di Tiche, è un vino. La parte superiore di questa pergamena descrive gli incantesimi e rituali necromantici utilizzati per inserire porzioni dello spirito di una creatura all'interno dei suoi organi estratti, per poi sigillare questi organi infusi all'interno di urne funerarie e nasconderli per preservarne la forza in essi contenuta. La parte inferiore della pergamena è invece attraversata da uno scarabocchio di lettere storte che si decifrano come segue. Un'idea brillante, ma non geniale come quella che mi ispira. Dove nascondere un tesoro così prezioso se non nel corpo animato di un guardiano che non è nemmeno, che non ne è nemmeno al corrente? A jar that grants immortality hidden inside a zombie. It's almost poetic. E lui l'ha cercata qui. Un grosso verme striscia fuori da un buco nell'addome rigonfio. Uno strato di vermi e mosche copre le gambe coperte. Gli insetti strisciano gli uni sopra gli altri in cerca di un punto dove nutrirsi. Tutto diverso. Profondi lividi violacei spuntano sulla superficie putrida della gamba ogni volta che viene toccata. Qualche goccia di sangue cola ancora dalle dita recise di questo braccio. Una schiuma sanguinolenta cola dalla bocca spalancata della testa. Lui ha distrutto
il corpo in cerca di altri vasi. Nessuno di voi dovrà dirmelo, cioè sappiate che io sono perfettamente conscio del fatto che stiamo andando molto a fondo in qualcosa che si potrebbe raggiungere ben oltre l'inizio di Baldur's Gate, ma io sono solo andato a destra. Ho solo cercato di dire, qui c'è un'area di allenamento, chissà che cosa carina si può fare. Non ho fatto nient'altro, giuro. Zombie maggiore. Li ho già svuotate. Non sono qui. Cosa c'è qua sopra? Attenzione. Questo è Baldur's Gate in superficie. Ah no, siamo ancora nelle rovine della città sotterranea. Oh, ma davvero? Bareki? No, 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 cioè... parlava di uno zombie. Lui ha cercato il cuore. Lui ha trovato il cervello nello zombie. Ok? Non è dentro Bareki un pezzo del puzzle, va bene? Non c'è. Non sono così pazzo, va bene? Non sono così pazzo. Promesso. Giuro. No, tanto facciamo pace in caso. Giuro, ragazzi. Non lo voglio uccidere per aprire il suo corpo e cercare organi putrescenti magici. Vi giuro, non è quel tipo di campagna. Il silenzio era un averci pensato molto a fondo, ma... There is work to do. Efforts have failed. Now you've a fight on your hands. Bareki, perdonami. Io... C'è un lato di me che quando ti ha visto in quel silenzio sono morti tutti i tuoi amici. Ehi. Posso essere capriccioso? Posso provare a vedere se succede qualcosa? Non c'entra niente, è solo casualmente qui. Non è lui. Ho già risolto la cosa. Va bene. Oh, comunque potevate anche fare un po' pace. Temporaneamente ostile. Poteva andare bene, poteva andare male. Quanta intelligenza hai? 8. Ok. Adesso hai 5 intelligenza. Astarion ha fatto il dispettoso, quindi capisco che non è stata una cosa veramente carina. Still. Quanto siamo forti? Tredici. 26. No, sai che potrebbe morire. Potrebbe morire. Però potrebbe anche non morire. Dai. Da 4 a 13 non morirà. Sono anche svantaggiato. Sono troppo vicino. Aspetta, ci allontaniamo. Bareki, scusami. Hai visto? Non è morto. Va tutto bene. Adesso... Ah, però posso ricastarla per riposo breve. Dura fino a riposo lungo, ma... Oh, ok.
Va bene, e facciamo al turno. Passive. Stordito. Colpetto dell'affetto. È fuori combattimento temporaneo. E ho preso anche 400 punti esperienza. È veramente una storia molto triste quella di Sarin, Elis e Bareki. Una di quelle tragedie contro le quali nessuno avrebbe potuto fare nulla. Mi trovo ferito nel cuore dopo aver salvato e affrontato tante vite dinanzi a questa ineluttabilità. Ok. Allora, qui abbiamo già deciso che non voglio andarci. Qui si può salire, vedete? Bersaglio omicidio. Voglio esplorare il vecchio nascondiglio dell'imperatore. Che è dall'altra parte, è qua di qua. È verso est. Around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. È molto sinceramente gentile l'imperatore, non è? Non credo che sia un nostro nemico. Better not be cursed. Wow. Hmm. What's that? A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I have need of meals like that. An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. Chains I use to bind my meals. Ah. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. My old sword. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours, if you want it. Ottieni un bonus di più 2 ai tiri salvezza contro gli incantesimi. Infligge un D4 extra con quest'arma ai mutaforma e alle creature sotto metamorfosi. Spada dell'imperatore. Completata. Il corpo inerte di un parassita è a malapena visibile nel liquido torbido. Sembra esserci un occhio gigante in realtà. È un'arma molto bella da avere con sé, in effetti. È romantico. Non nego di provare una certa emozione a pensarci. Ma è anche molto difficile, perché è tutto così grigio in Baldur's Gate. È tutto così stupendamente plausibile. Questa stanza nascosta è nascosta per davvero. Oh. Armatura della cittadella cerebrale. Immune allo spavento. Non puoi essere spaventato. Se possiedi un girino Mind Flayer, ottieni +1 ai tiri salvezza. Sì, lo abbiamo. Dall'acquare scuro, che non si sa mai. Euforia Illithid. Affascina o spaventa una creatura per ottenere un bonus di 1 più di 4 ai tiri per colpire e tiri salvezza. Wow. Sempre per cuore scuro. Tu adesso hai questa. Quando vieni colpito da un nemico entro 2 metri,
potrebbe subire da 1 a 4 danni da fuoco. Il fatto che nella nostra strategia farla colpire è poco brillante a causa del fatto che deve mantenere concentrazione. Ecco perché avevo problemi a creare Beato. L'avevo spostato su Shadowheart. That might be worth a look. A keepsake for my final voyage. Pinched in a moment of sentimentality. Oh. Oh no, ci si può ancora andare. Ok. Ritratto di... Quindi non ha mentito. E questo, questa è la dimostrazione che non ha mentito. Ha ragione. Non ha mentito. I Mind Flayer devono consumare il cervello degli umanoidi per rimanere in vita. Si dice che l'atto di divorare un cervello umanoide provoca uno stato di euforia e contribuisca al mantenimento del sottile strato di muco che ricopre la pelle. Forse l'avevamo letto questo. Si sa poco di cosa contenga il cervello di Mind Flayer. Alcuni sostengono che il loro cranio sia pieno di uova che in seguito diventeranno i girini con cui schiavitano le loro vittime. Tecnicamente non hanno bisogno di genitali, ma non hanno potuto verificare la loro presenza in assenza di documenti scritti. Magari un'altra volta, qualunque cosa sia, ovunque ci troviamo, amici, dopo una bella dormita. Che dite? Un bel riposino? Adesso andiamo nel tubo. Tubo che si trova qui. Salve, amici. Comunque, cuore scuro con l'iniziativa ha un grosso problema, posso dire. Lama notturna. Doppelganger. Ah, voi siete stronzi e basta. Va bene. On the victor's path. Ecco qua, una bella cosa così. Io volevo farlo su tutto il tubo. Capite? Avete idea di quanto è figa fare una cosa del... Dai, facciamolo! Io volevo farlo. Ho un'idea. Spingiamo lei. No, non è, no, è veramente... È veramente da figli di puttana. Scusate la volgarità, non voglio essere ostile verso termini più carini, però... Allora. Provo a scappare tutti. Fleet of foot. Scappate, scappate, scappate. Fuggite, sciocchi. Sometimes the only way out is through. Non è questo il caso, sai? Scappa anche tu che hai anche la così piacevolmente chiamata. Lasciate stare Shadowheart, per favore. Ok. Che devi fare? Scemo. Sarà troppo divertente. È troppo divertente, ragazzi. Li stiamo per cuocere dentro proprio il... Allora, tu adesso hai un problema enorme. Però con scatto, secondo me... Ecco qua. Fai questo e salti... Oltre lui. A posto. È troppo carino. Ok. Vai.
Andiamo. Invocatore di Baal. Cuore scuro. Adesso tu fai scattino. Doppio scattino. E ti metti dietro tutti. A posto. Che ne pensi? Bersaglio bloccato. Vabbè, facciamo così. A posto. Andiamo. Sto veramente sprecando incantesimi per questo. Sì! Sì, lo sto facendo. Let me. Dai. Come fai a dire di no? Come fai a dire di no? Come fai? Come fai? Eccoci. Va bene così in realtà. Sono pronto. Non si muovono? Perché non sono demoni, perché sono senzienti? Ma veramente? È divertente comunque. Fleet of foot. Dai! Era un passo! Non c'era scritto fuoco. Scusa, Will. Troppo divertente. Va bene, non ha funzionato come speravo. Dovevo spingerli allora. Potrei attirarli se avessi Jahira. Vai. E ora è morto. Che fate adesso, eh? Lentezza. Ma lascia fare. Oh no. Mi hanno rallentato. Come farò adesso? Scemi. Siamo effettivamente lenti. Ecco. Bella concentrazione, bro. Dire che non sia divertente è sbagliato. No! Mi hanno spento le fiamme! E mi lanciano i sassi. Dai, bro, cringe. Questo è scemo, eh? E mo che fate? Cioè, potrei mettervi la nube oscura, distruggervi in maniere che non vorreste assolutamente mai vedere. Ma con questo gli tolgo l'intelletto senza fargli male. Lettore del pensiero. 45. Inarrestabile. A lui quello forte. Vabbè, senti. Mancato. Però adesso lui ha la lama d'ombra finalmente, vero? Tu ce l'hai ancora la lama d'ombra, vero? Will! Il fuoco ti ha fatto perdere! La quest per i danni psichici continua! Io non ce la faccio più! Non avrò mai la soddisfazione! Ma dai, sei 48 danni, mettiti qua davanti. Ecco, più becca. Ma come il bersaglio è bloccato? Sei letteralmente in linea d'aria. Cioè, secondo lei c'è questo scalino che blocca? Perché qua dietro lo posso fare? Sì, sono gli scalini.
Ma sei stronza. Sei stronza. Vabbè, spingilo. Perché fa così ridere quello che sto facendo? Perché sono nei guai, ragazzi. Perché sto facendo cose folli. Ho colpito me stessa, eh? Ottimo. Però finalmente ci abbiamo provato. Guardate il globo di luce. Ehi, 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 non sarà un fight super competente, ma è uno di quelli a cui mi sto divertendo di più perché sto sperimentando cose che altrimenti non avrei potuto testare. Ora ho imparato parecchie altre piccole cose. Solo che ero convinto di non colpire lei. Tocca a Will? Will ha fatto delle figure di merda che metà bastano. Lui sta tenendo i danni, va bene. Tu muori e tu schioppi. E poi ti levi. Vai. A posto. Terreno difficile. Guarda, 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 mi sei liberato. Questa è andata qua. Ah, beh, di nome, cioè, ha avuto ragione. Basta eresie, basta eresie. Scappa, piccolo. No, cucciolo. Nemico della sentinella. L'ho preso. Sarei tentato di, ma sentite, cominciamo a farli male. Sono cose che non avrei mai utilizzato altrimenti, quindi. Allora, cominciamo a fare zozzerie dannose? No, perché tanto abbiamo tutto il party qua. Quindi nel momento nel quale. Ma sentite, facciamolo. Ho sbagliato completamente Castman. Ma guarda, tu hai fatto queste figure di merda che metà bastano. Quindi siamo già in una posizione. Abbiamo fatto veramente una brutta figura. Bruttissima figura. Di quelle veramente vergognose. Mori. Esatto. Adesso il punto è che bisogna avere la pazienza di tirar fuori i personaggi, perché l'arciere non ci caca. Cioè, detto in parole povere, sei incastrato. Quindi e adesso mi metto qua e sarò anche in svantaggio, ma si comincia a menare perché non ce la faccio più. Dobbiamo anche andare avanti, eh. Poraccia. Guarda, non ho usato Action Surge proprio per quello. Vai. Sì, io ho ready. Come? Non ci passi. Dai, bimba. Forza. Guarda, quello di ammazzarla. No. 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 Allora, facciamo qualche raccoglimento di cadaveri. Invocatore. Grazie. Vut. Davvero, Goz? Non siamo amici, giustamente. Tu, seconda bozza. Tutti senza volto sanno che hai ottenuto l'approvazione di Orin, Goz, e che gestire il folle Rashemi è un compito importante. Ma la tua testa bacata si sta lasciando andare un po' troppo con questa impersonificazione di Jahira. Non te ne spari nemmeno quando il signore di pietra sta dormendo.
Inoltre, capo, vero o falso che sia, non devi per forza mostrare tutto questo disprezzo quando dai ordine al resto di noi. Il tuo lavoro di arpista non durerà per sempre e presto tornerai a essere uno Shallar. Noi preferiamo essere tuoi amici. Oh! Pensa che bello se fosse veramente Jaira. Faceva finta di essere un doppelganger. Troppo divertente. Un lato di me pensa che sia esattamente così. Gas. Quanto pare. Crocchette per Ghigno? Importante, abbiamo quasi finito i bocconcini di coboldo che fanno impazzire Ghigno. Meglio parlare con Notar e tornare a caccia di coboldi nelle fogne. E qui si torna a quante cose sarebbero potute accadere, quante cose potrebbero effettivamente essere vissute in maniera... Oh... Comunque siamo veramente molto forti, cioè se noi usassimo veramente gli incantesimi cattivi come nube di morte o la ombra, la nebbia di Hada, Hader, Heder, Hamar, insomma, quelle sono veramente tremende. Erano anche forse dei luoghi dove trovare obiettivi questi. Nessuno di loro è interagibile. Questo è per aprire, immagino. E chiudere. Potevamo chiuderli e bruciarli veramente se ci fosse. Cioè, se ci fosse stata anche la fisica del calore. Quindi è un vicolo cieco. Capanna in movimento è il quadro più grande che abbia mai visto. Che brutto. Ragazzi. Ragazzi. Non sono ingombrato? Pesa uno? Il termine in movimento è curioso. Cosa intende l'artista? Cosa potrebbe essere in movimento in una scena così immobile? Ah, è un poeta. Le sue guance si riempiono di un rossore che sembra del tutto irrealistico fino a quando non si incontra qualcuno che è di fatto permanentemente imbarazzato. Qui è un luogo di tesori, eh? Anello con granato, coppa di vetro, calice d'oro. Questo è tutto denaro... Opazio. Forziere dorato. Tanta roba. Dov'è l'uscita qui? Questa scala ci porta in una superficie senza obiettivi? No, eccola. Ok. Traps, be cautious. How considerate. Someone there. Noi ci stiamo... È incredibile, io non so quanti di voi hanno vissuto questa cosa, ma noi stiamo muovendoci sotto Baldur's Gate. Capite? Vedete? Noi... Ci stiamo muovendo... Dove non dovremmo essere. Era un altro modo di aprire la porta. E questo portone?
Flowers are so overrated. They're bright, gaudy, and almost never make good poison. Now what we think now? Broken us back then. Each their own, I suppose. If we'd only made the effort. Although I am right. If we'd only pushed through. I know, love. I think about it too. Città bassa. È una campagna. Could barely sleep for a tent. Beautiful day, isn't it? Do make the most of it. You never know how many you've got left. Very well. There's no cure for a broken heart. But a bit of sunlight and fresh air helps. Sometimes. Spero che non saltino. Facciamo così. Ok. Significa forse che ci siamo? Abbiamo esplorato tutto il possibile? Questo è esplorabile? Non credo, c'è una parete. Questo è esplorabile? Questo sì. Ma non voglio. Ci siamo allora? Beh ragazzi, io devo andare. No room in your party. What should I do? Excellent. Let's go. Ora devo capire qualcosa della sua classe. E non credo sia particolarmente complessa, ma credo che sia arrivato il momento di prendere in mano la situazione, dare un po' di respiro ad Astarion, nonostante i suoi equipaggiamenti meravigliosi, che tornerà da noi al primo riposo, e portarci Karlak in questa orrenda situazione. Abbiamo ancora due riposi lunghi. E quando avremo usato alcune delle abilità, non tratterrò quel momento di respiro per riottenere la famosa, ormai famigerata, spada d'ombra. Tu però devi essere armata e avere un setup che abbia un minimo di senso. Quindi la prossima accelerazione all'inizio dell'episodio sarà l'equipaggiamento di Karlak. Alla prossima, ragazzi. Aiuto.